questo progetto della Casa Oran, perché sono stati fatti degli interventi appunto anche in posti molto, diciamo, all'interno della Villa Ya, nel senso quasi in zone predesertiche, e quindi avevamo ipotizzato costruzioni cercando di, come dire, di utilizzare materiali, non dico quasi adesso si dice chilometri zero, ma insomma una cosa di questo genere, per esempio usare pietre, fare dei muri, non so, per dire da 70-80 centimetri, come dire, di larghezza, per via invece di mettere il condizionamento, ovviamente, che sennò lì sarebbe durato 3 giorni, invece avere dei muri a grossa inerzia termica. Avere delle soluzioni che studiavamo di volta in volta. Luoghi c'era anche l'esigenza di creare per i dottori, per il personale medico, delle abitazioni. Quindi erano un po' dei villaggetti, diciamo. Questo erano. E la nostra idea è sempre stata quella di creare un po' l'idea del villaggio, che era specialmente in queste Queste zone che non è che la fossero città. città, insomma, era un villaggio e si creava un po' questo. E questa secondo me è stata una cosa molto interessante, insomma, di questa esperienza. In queste zone predesertiche all'interno sono stati fatti pure degli interventi che riguardavano Jardin d'enfants crèche a Ensefra, ce n'era uno particolarmente interessante, e diciamo sono tutte zone appunto dove non c'era niente quasi, cioè queste specialmente dove sono state fatte crèche e jardin, non è che prima ci fosse qualcos'altro riguardo, chiamiamo, all'infanzia per capirsi, e quindi è stato un Quindi era la prima volta. intervento piuttosto significativo dell'amministrazione algerina, insomma, che si rifaceva molto al modello francese, ovviamente, quello anche da questo punto di vista, insomma. Per esempio, ecco, in quel progetto, una cosa molto interessante, lì a Elabiot, noi avevamo fatto un sistema, c'era una specie di acroterra sul solaio che reggeva delle pagliarelle che impedivano al sole di battere direttamente sul solaio. C'erano poi delle aperture Erano sui quattro ventilate lati questa che roba. erano ventilate, e questo faceva sì, come dire, non è che ci fosse chiaramente chissà che temperatura sotto, però insomma era un grosso deterrente. Però in questo caso non abbiamo mai usato né impianti di condizionamento. Quindi in questo forse ci siamo, come dire, rifatti, come diceva prima Vittorio, come dire, non dico alle tradizioni costruttive locali, però a una sana gestione di quelle che erano le risorse.